Allora, siamo in grado adesso di collegarci con la nostra collega Anna Di Giorgio, che è a Chieti Scalo, nella zona dell'ex conceria, un sito fortemente inquinato con rischio contaminazione, rischi anche più alti che vedremo, e riusciremo anche a vedere se ci sono novità per quanto concerne la bonifica. So che Anna Di Giorgio ha come ospite il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ma la vedo in compagnia anche di altre persone. Buongiorno Anna, buongiorno sindaco e buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Buongiorno a te Marina e buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, dicevi bene, noi siamo a Chieti Scalo in via Penne, nei pressi di quello che è il terreno dell'ex conceria, ex CAP, un'area di circa 30.000 metri quadrati che è ritornata prepotentemente all'attenzione delle cronache perché si parla di rischio salute per i cittadini. E tutto questo perché? Perché si tratta di un sito fortemente inquinato che si chiede di bonificare con una certa urgenza. Dicevamo, siamo in compagnia del sindaco di Chieti Umberto Di Primio, ma anche di tanti membri del comitato Insieme per Via Penne, che vogliono riportare appunto all'attenzione delle cronache proprio questo problema dell'inquinamento, come c'è anche Maria Luisa Tricca del comitato, in questo caso, che si farà portavoce del comitato. Ma intanto sindaco, vorrei andare subito a chiedere qual è la competenza del comune e quali sono le novità, perché già nel 2018, il 14 maggio del 2018, c'era stato un verbale sottoscritto dai partecipanti alla conferenza, al tavolo insomma, che si era insediato il 14 maggio del 2018, c'erano Regione, Provincia, Comune, ARTA, ASL ed anche l'ARAP, che è l'azienda regionale per le attività produttive, che chiedevano a gran voce di bonificare questo terreno perché c'era un forte rischio per la salute dei cittadini. Dal 14 maggio del 2018 ad oggi non è ancora stato fatto niente. Allora, qual è la competenza del Comune e perché lei si è rivolto alla Regione sollecitando il governatore Marsilio per intervenire su questa zona, su questo terreno, e fare una bonifica che, ricordiamo, ammonta a circa 3 milioni e mezzo di euro? Sì, guardi, il problema più grande è quello del pericolo che corrono tutti i cittadini. Parliamo di un sito inquinato con agenti pericolosi che inquinano peraltro una falda importante che finisce poi nel fiume Pescara. È un problema noto, tant'è che in quest'area c'è appunto la classificazione come SIR, come sito di interesse regionale, proprio per la bonifica, per la necessaria bonifica. C'erano soldi stanziati, 11 milioni di euro nel master plan ambientale. C'erano tante, ci sono tante promesse, quelle che sono state fatte in questi anni dalla Regione, perché intervenisse la Regione su questo sito, perché in parte del sito è di privati, ma parte del consorzio industriale, quindi della Regione stessa. È importante che la Regione intervenga, sono 3 milioni e mezzo di lavori per la caratterizzazione, per la messa in sicurezza dell'area, sono però lavori non più rinunciabili, non più differibili. Per 5 anni ci siamo sentiti dire dal governo regionale che avrebbero fatto qualcosa, non hanno fatto nulla. Adesso spero e confido nel nuovo governo regionale, ho già avuto contatti, l'ARAP dovrebbe prendere in carico la bonifica di quest'area. Io spero che non soltanto ci dicano che lo vogliono fare, ma ci diano certezze sui tempi nei quali lo faranno. La conferenza a cui lei si riferisce è una conferenza del maggio convocata dal Comune, una conferenza di servizi convocata dal Comune, e nella quale il Comune ha chiesto ancora una volta in quella sede che ci fosse questo intervento di bonifica. Lo meritano questi cittadini, ma io credo che lo meriti l'intero Abruzzo. Non avere siti come questo che rischiano di diventare una piccola grande Bussi, questo non sta a me dirlo, ma abbiamo già esperienze nel nostro terreno, nel nostro territorio, di quello che può succedere quando non si presta la giusta attenzione a fenomeni come quello che abbiamo alle nostre spalle. Adesso credo che tutti sappiano e nessuno potrà dire che non sapeva. Quindi bisogna fare in modo che la Regione intervenga, è necessario che vengano reperiti questi 3 milioni e mezzo che stanno certamente nel master ambiente, è necessario che venga fatto subito. Io convocherò un tavolo tecnico nel corso di questa settimana, alla quale il nuovo governo regionale ci sarà, sono certo che ci sarà anche il nuovo governo regionale, e con loro dovremo trovare una soluzione per dare risposta all'intera regione e soprattutto ai residenti di questa parte della città. Marina, giusto per fare chiarezza, questa ex conceria CAP non è più funzionante da vari decenni, diciamo così, una ventina d'anni mi sembra di aver
aver sentito anche dalle voci dei cittadini che qui vivono e che anche forse anche da più tempo. La proprietaria di questo sito era la Revi SRL, che è una società di Roma che oggi però è fallita, ma su questa zona ci sono anche alcuni verbali, alcune ordinanze firmate già nel 2008 dall'allora sindaco Francesco Ricci, che vietava l'acqua dei pozzi nel raggio di un chilometro, proprio perché si parla di un inquinamento di 4 metri insomma, di profondità, che inquinerebbe anche i pozzi. Allora mi rivolgo in questo caso a Maria Luisa Tricca, che si fa portavoce del comitato Insieme per Via Penne. Qui il rischio per la salute dei cittadini. Sì, no, cerchiamo di stringere un po', perché altrimenti diciamo tutto rispetto allo speciale che poi va in onda stasera alle 8.40 e non andiamo avanti con TG. Quindi intervento breve. Ok, scusate, allora brevemente solo per chiedere cos'è che chiedete voi come cittadini. A nome di tutti i componenti del comitato di Insieme per Via Penne, chiediamo che si velocizzino tutte le operazioni di bonifica di quest'area, che già dal 2008 era stata individuata con una caratterizzazione effettuata dall'ARTA come piena di inquinamento. E sono tanti anni che noi premiamo perché questo accada, perché la bonifica si faccia, e a tutt'oggi vediamo solo pochi esempi di bonifica avviata. In realtà i cartelli che vietano la coltura degli orti, l'utilizzo dell'acqua dei pozzi per irrigare, sono stati messi soltanto lo scorso anno, e il divieto di pascolo, qui passa un pezzo di tratturo e tutti gli anni passano le pecore e pascolano tranquillamente lungo questi posti inquinati. Quindi c'è noi chiediamo fermamente a tutti gli enti competenti di darsi una mossa. Grazie. Allora, queste sono le voci che avete sentito oggi. Linea a te, Marina.